Siamo entrati in tema molto femminile. Vogliamo dire qual è il giocatore preferito? Vai, fatti tu. Allora, facciamo prima un primo giro, giocatore preferito per le qualità in campo, poi vediamo l'aspetto fisico. Le qualità in campo è Renzetti, perché è uno scoiattolo, cioè, corre tantissimo e quindi Renzetti per me. Io devo dire italiano assolutamente, ma proprio anche per un amore, perché lo considero proprio una persona umile, cioè merita il titolo di capitano, quindi mi piace per questo. Chiara? Cutolo, Futuro. per forza. Cioè. No, in realtà anche italiano, comunque come Cutolo diciamo è più una questione di forza. Cosa ti piace di Futuro proprio? Corre tanto, segna, sa giocare, cioè è un giocatore Strapidio. forte, esatto. Un mio amico direbbe agnello di Dio che toglie i ragni dall'incrocio, perché dove vuole la mette, però. Italiano invece stravedo per lui proprio caratterialmente, come diceva lei, lui gioca e vive per la maglia. Non... Ci tiene. Sì. È venuto, no? Sì. Sempre per gli stessi motivi, insomma. Sì, perché quando prende la palla senti anche lo stadio che trema, quindi. Sì, in effetti è capace di incantare Sì. proprio perché ha un tocco. Esatto. Quando prende la palla lui basta, sai già Sì. che è direzionata verso la porta. Ripartiamo con il giro, adesso voglio sapere fisicamente, eccetto dal canto che abbiamo capito, assodato che Va insomma bene. hai un debole per lui, però visto che siamo tre donne non ci possiamo esimere anche dal commentare fisicamente questi giocatori, dai. Allora. Per me, visto che l'ho anche conosciuto da me nel mio Al club, è Andrea Bobo. club. Anche poi prima tu, dietro le quinte, mi hai detto una frase che gli hai detto, la vogliamo ripetere. Ti hai chiesto se Dimmi. la tua omonima, che è sua moglie, Marianna Criscuolo, che salutiamo, ti sente, poi la Sì, esatto, no, mi viene a no. Ah, perché lei è beccare salernitana, da me. quindi è Ah, sì, appunto, gelosa. lo so, lo so. No, gli ho fatto una battuta perché talmente comunque simpatico e disponibile che è stato nel venire lì e comunque stare a gioco con Però tu gli noi. hai detto E perché ti sei io gli ho sposato? detto, perché ti sei sposato proprio a giugno, no? Perché devi Devi aspettare un attimino. Comunque complimenti, veramente un bel ragazzo, un bel sorriso e gli occhi stupendi, insomma, completo. io devo dire che la scelta è un po' difficile, nel senso che sono dell'idea che a me piace un po' il fascino del cacciatore, quindi sia anche bello brutto, Che poi fascina è comunque. il fascino. Quindi non dico un nome Dai, proprio, però però ce ne sarà uno che ti piace più degli altri, che magari hai detto però, bel ragazzo proprio. mi esimo da uno. Dai, dai, devi No. sbilanciarti, non puoi rifiutarti. Poi bisogna vederli, poi dentro e fuori del campo cambiano, Questo per è cui vero. questo è per il fascino. Comunque dai, posso dare un punto a chi è già maggioritario, quindi Bobo. Qua vince Bob, Chiara. No, Bobo, non sto dai, vabbè, è qua. scherzando. No, Bobo, però ti dico che qualche anno fa avevo una qualche anno fa, l'anno scorso, avevo un po' perso la testa per Gelai. Un Sì. po'. Poi ho trovato la fidanzata. Anche tu eri impegnata, quindi. Infatti, che peccato. Vabbè, adesso accanto che tu ci dai quest'anno. Quest'anno Bobo e stavo guardando un po' negli ultimi tempi, un po' Trevisan. Sappiamo che Trevor piace, è un bel ragazzo, piace. Tra l'altro, È se ti single. interessa, è single, ha lanciato un appello proprio tramite la 13 Sport, quando siamo andati all'inaugurazione del Club Girasole. Legati mi ha preso il microfono e ha fatto l'intervista a Trevisan e gli ha detto l'appello. Allora Trevor ha detto, eh sì, sono solo, cerco compagnia, cerco amiche, ragazzi, ma scherza. Quindi se vuoi ci mettiamo in Proviamoci. contatto con Trevor. Vuol Scherzi a dire. parte, Evelyn. Mi associo alla scelta di Bo. Wow, qua sta Anche. facendo strage Andrea, poi glielo andremo a dire. Sì, però anche su italiano. Ah, hai capito, il capitano riscuote Sì. successo. Non mi dispiace. Bene.